Nel 1898 Emilio Salgari pubblica il romanzo Il Corsaro Nero. Ambientato nel Mar dei Caraibi, nel XVII secolo, protagonista è il nobile Emilio di Roccabruna, corsaro che veste interamente di nero in segno di lutto per i suoi fratelli, corsari a loro volta impiccati dal vile governatore Juan Gould. Contro lui e tutti i suoi discendenti ha giurato eterna vendetta. Purtroppo, la misteriosa prigioniera bionda, di cui il corsaro nero si è follemente innamorato, si rivela essere proprio sua figlia, Honorata Juan Gould.